sul sipario sulla stagione concertistica 2020 organizzata dall'Associazione Culturale Arts Nova con la prima esibizione ospitata nella chiesa di Santa Maria della Pieve. Siamo veramente soddisfatti di questa collaborazione con l'orchestra regionale che perdura da 5 anni e che ci permette di offrire ai cittadini di Arezzo, quest'anno addirittura a titolo gratuito, degli spettacoli di livello che importano veramente una crescita personale e collettiva di tutti i cittadini della città. Sul podio dell'Orchestra della Toscana, Tito Ceccherini. Il concerto comincia con un pezzo molto bello ma poco noto di Dvorak, si chiama Suite Ceca, ed è un pezzo che io considero particolarmente doveroso eseguire e bello proporre, perché rappresenta un pochino l'anima più genuina di questo compositore. Poi c'è una prima assoluta di un pezzo scritto dal compositore Marco Lena, e che viene interpretata, è un concerto per violino e orchestra in cui la parte solistica è oggi affidata al maestro Giorgi, Daniele Giorgi, spalla di questa orchestra, e che impersona contemporaneamente, diciamo, la guida dell'orchestra in quanto ne è la spalla titolare. Il ruolo solistico è anche l'omaggio al suo collega e predecessore Andrea Tacchi, che è stato spalla a sua volta di questa orchestra, indimenticato musicista a cui il concerto è dedicato. La serata di stasera si conclude con la Sinfonia Praga di Mozart, che meno che mai ha bisogno di presentazioni, ed è un felice e festoso modo di concludere questo concerto.